Ma bentornati da Vastati come andiamo. Questa settimana voglio accontentare alcuni di voi che mi hanno chiesto di parlare non solo di ruote grandi, e in effetti perché parlare sempre solo di ruote super performanti quando abbiamo anche delle ruotine meravigliose, ruotine perfette per un uso urbano cittadino e commute into the city. Finalmente lasciatemelo presentare, eccolo qui, il Begode MCM5 o MCM5, chiamatelo come volete. Ed eccoci qua, mi avevate chiesto voi, volevate vedere anche qualche ruota piccola sul mio canale, giustamente, ma io vi accontento subito ed eccolo qui, MCM5 Gotway, ragazzi, e qui abbiamo un mezzo superiore, abbiamo un 14 pollici per 2.5. Ed ecco qua la prima novità di questo mezzo, il primo 14 pollici ad avere una gomma da 2.5, il che la rende più cicciona e più ammortizzante. Come ben sappiamo, tutte le gomme un po' ciccione ammortizzano e ammorbidiscono molto la guida. Questo MCM5 della Begode, che forse dovrei chiamare Bigood o Bigode o Begode o Bigode o Begod Begod Begode, bah. Comunque, allora, io noterei subito che sulla pedalina c'è scritto Gotway, quindi Begode con la scritta Gotway. Abbiamo un piccolo Gotway, leggero ragazzi, non pesa tanto, 17 kg qualcosa. Abbiamo un motore da 1500 watt su monoruota da 14 pollici. Il tutto si traduce in una velocità massima tra i 40 e i 50 all'ora, parlando sempre in sicurezza, perché noi ragazzi parliamo di velocità in sicurezza. Ma parliamo di batterie, ragazzi. Questo monoruota si presenta in due versioni, una con un pacco batteria da 460 watt-ora, l'altro con un pacco batteria da 800 watt-ora. Sul manuale Begode, che vi arriverà insieme al monoruota, mi dicono che con la versione da 460 watt-ora farete all'incirca 31 km, mentre con la versione da 800 watt-ora farete all'incirca 64 km. Sicuramente faremo un range test a breve, ma in questo video mi limiterò a dirvi le caratteristiche dichiarate dal produttore. Quindi questo produttore Begode mi dichiara che in 4 ore caricate la versione da 460 watt-ora, mentre per la versione da 800 watt-ora ci andranno 6 ore e mezza all'incirca, perché il caricabatterie che riceverete in dotazione è da 1.5 A e ovviamente 84 volt come il monoruota. Come potete vedere, questo monoruota ha un faro davanti che non fa una mazza di luce, ha un pulsante per accenderlo, ha una porta per caricarlo e una porta USB per caricare il vostro telefono. Ma che meraviglia, ragazzi! Come potete vedere, anche questo monoruota è dotato di una maniglia, come sempre nei Gotway, di scarsa qualità, ma l'hanno integrata perfettamente nella scocca del monoruota. Come potete vedere, quasi è nascosta, ma quando la scoprirete, scoprirete che si alza e non è bloccata in alcun modo, per cui state attenti a non farlo cadere, perché se vi cade c'è una grossa probabilità che questa vada in mille pezzi, anche perché, come potete vedere, la qualità dei braccetti è discutibile, ma si alza tantissimo, fin troppo, e quando è alzata tantissimo è oltremodo delicata. Ecco, se riuscisse a fermare così, questa sarebbe la posizione ideale di trasporto di questo monoruota, perché, come potete vedere, sfruttiamo solo la parte rigida del braccetto, oltretutto raddoppiata con quello dentro. Bisognerebbe solo rinforzare un po' qua le viti, perché, come potete vedere, è un po' delicatino. In pratica, ragazzi, abbiamo il monoruota con la massima coppia sul mercato, perché leggerissimo e velocissimo. Ma per dimostrarvelo, io direi di non indugiare oltre e di andarci a fare un bel giro. Cosa ne dite? Ma prima di andarci a fare il giro, mi raccomando, ricordatevi di registrarvi al canale se non l'avete ancora fatto, perché, ragazzi, vogliamo per favore aiutare questo mondo del monoruota a crescere. E come fare se non registrandosi al canale Davastato UC? Bella raga, e ricordatevi anche la campanella, importantissima la campanella, bella. Quindi ci prepariamo e andiamo. È un fulmine, ragazzi. Sì, sì.
è un fulmine, piccolo. Mazzona come viaggia. Ma stai 40 all'ora con un pestello di 14 pollici, ragazzi, sono fuori sta cosa. Minchia, raga, super maneggevole, qualcosa top. Porca tozza. Bisogna stare attenti a accelerare perché in un attimo sei a manetta. Guarda, guarda. Questa è la strada dove di solito faccio le prove di velocità. Qua non c'è bisogno di fare le prove di velocità, ma facciamo lo 0,50, 0,40. Quanto ci metterà a fare 0,40? Vediamo un po'. Guarda, eh. Urca! Urca! Cioè, guardate da 0 a bip quanto ci mette. Da 0 a bip. Ero già a bip. Via, già lo ammazzo. Oddio, sono già lo ammazzo. Ecco, sai. Sempre al limite, eh. Devastato. Col 14, sta attento. Guardatelo, ma che figo che è questo monoruota, ragazzi. Ma che figo che è questo MCM5, top. Attenzione, freno. Un secondo, sono fermo. Un secondo, sono di 9,50 all'ora. Cioè, hai capito? Super agile, super maneggevole, super fast. Madonna che ruota, ragazzi, che ruota. E guardate quanto va. Sono su un cristallo di 14 pollici. Guardate, guardate. Bip 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 bip, però mi fa un di paura, ragazzi. Io quando sento bip bip mi fermo. Boh, mi sono innamorato della, ho una nuova ruota preferita. Ragazzi, il Devastato ha una nuova ruota preferita. Come primo giro accontentatevi, eh. Poi ne faremo uno migliore quando tutta questa neve sparirà. Per adesso, ragazzi, non è che posso fare chissà cosa. Zero m'ammazzo. In un attimo. Cioè, ragazzi, si può sentire la grinta sotto i miei piedi. Voi non potete capire, è una roba. Porca miseria, sono imbarazzato da come va questo monoruota. È un 14 pollici che va come un 18. Guardate per le vie secondarie, ragazzi, questo è un 14, quindi è molto maneggevole, è molto perfetto per girare in città, saltini, così, non fa una piega, dai, guarda, cazzo. Se ci metto i power pedal alla fine, salto pure e non mi ferma più nessuno. Guardate, commute into the city. Into the city? No, no, ma voi compratevi le macchine, quelle robe lì. Io c'ho questo. Adesso c'ho questo. Comunque, se notate la guida che sto tenendo, non ho neanche bisogno di stringerlo perché è fottutamente ben bilanciato. Sta perfettamente dritto. Vedete che non appoggio neanche le gambe. E guardate che andà. I beep terrify, io li chiamo beep terrificanti, perché da lì in poi potrei ammazzarmi da un momento all'altro. Ragazzi, un 14 pollici, boh, detto tutto, dai. Sono felice e torno col sorriso, cazzo. Ma rieccoci qua, ragazzi, sono appena tornato dal giretto. Ma lasciatemi. Ragazzi, questo monoruota è top. Mi sono innamorato, ho una nuova ruota preferita. Da zero a mammazzo in niente. Piccola, maneggevole. Adesso ho capito perché dicono che è la migliore per girare in città, perché in effetti è leggerissima, maneggevolissima. Non servono neanche power pad perché tanto è perfettamente bilanciata. Non serve neanche appoggiare le gambe al monoruota. Frena in un secondo, accelera in un secondo. Dopo di questo, ragazzi, non potete fare altro che registrarvi al canale della Stato e lasciarmi un like, così almeno vedrete anche la seconda parte del video, perché secondo me ce ne saranno delle belle. E quindi, ragazzi, continuate a non fare i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.